Buonasera a tutti e bentornati sul canale Instagram di Jedi Visual. Io sono Eleonora Pepe e sono una delle creatrici di contenuti del gruppo Jedi e questa sera siamo qui per la terza puntata della Tana del Libro. La Tana del Libro è il nostro spazio dedicato agli appassionati di lettura e di libri in cui scambiarci suggerimenti e consigli sulle nostre ultime letture. Ricordiamo che abbiamo già cominciato con questo format alla fine di dicembre 2020 e questa è la prima puntata del 2021. Quindi in cui andiamo a riprendere i discorsi già iniziati e andiamo a proseguire con i nostri consigli di lettura. Oggi qui con me ci sarà un giovane scrittore, un esordiente nel suo campo, che appunto parlerà con me di consigli di libri e che soprattutto andrà ad illustrare anche alcuni suoi testi. Si tratta di Luca Maletta, uno scrittore classe 1993, e adesso vado ad aggiungerlo alla chiamata in modo da poter parlare con lui. Allora, lo andiamo a cercare nella lista. Luca Maletta, perfetto. Aspettiamo che si connetta. Nel frattempo vi ricordo che eccolo. Ciao. Ciao Luca, buonasera. Buonasera, come stai? Tutto bene, grazie. E tu? Tutto bene, grazie. Grazie per essere qui con noi questa sera, innanzitutto. Grazie a te per avermi invitato. Allora, stavo ricordando ai nostri utenti che questa diretta rimarrà, oltre che qui sul canale Instagram, anche sul nostro canale YouTube, di cui trovano il link in bio. Quindi, qualora qualcuno appunto si perdesse la diretta in questo momento, potrà poi recuperarla. Perfetto. Allora, Luca, cominciamo. Spieghiamo innanzitutto come funzionerà la diretta di questa sera. Si tratterà di uno scambio di consigli di lettura, fondamentalmente. Partirai tu suggerendo un libro, poi proseguirò io facendoti delle domande su un tuo testo, in questo caso, anche per darti la possibilità di raccontarci della tua esperienza da scrittore, e poi saremo aperti ai consigli appunto da parte del pubblico. Quindi assolutamente manteniamo sempre la chat aperta e aspettiamo che ci siano dei suggerimenti. Perfetto, chiaro? Tutto chiaro. Perfetto, allora inizierei dal inizio tuo consiglio di lettura. Inizi tu. Allora, è una responsabilità, mi rendo conto. Esatto. Il primo libro che ti presento è L'urlo e il furore di William Faulkner. Ok, L'urlo e il furore, che è tra l'altro il testo per mezzo del quale ci siamo conosciuti, in un certo senso. È vero, è vero. Ok, allora raccontiamo questa parentesi che forse può essere anche interessante per raccontare proprio la tua attività di divulgazione letteraria anche. Sì, vabbè, è molto, come posso dire, è molto gentile da parte tua dirmi e descrivermi in questo modo, perché poi, vabbè, io cerco soltanto nel mio piccolo di parlare di quello che mi appassiona e di mostrare quanto poi i testi possano essere nella loro complicatezza veramente stimolanti, belli e possano darci qualcosa, diciamo. Quindi, vabbè. E allora, noi sì ci siamo conosciuti grazie a L'urlo e il furore, perché qualche anno fa io ho preparato una tesi sperimentale su L'urlo e il furore per parlare di come, in particolare il primo monologo del libro, potesse essere in qualche modo ricostruito. Per chi non conoscesse il testo, magari ne parlo brevemente. Parliamo brevemente del testo. Certo. Sì, sì, esatto. E sostanzialmente L'urlo e il furore è uno dei testi più famosi di William Faulkner, che era un grandissimo modernista americano, e in questo breve romanzo racconta la vita di questa famiglia, i Compson, perfetto, che sostanzialmente vivono un periodo di crisi, una crisi familiare molto profonda che si origina sostanzialmente da un dramma familiare legato alla figlia maggiore della famiglia Compson, che è Caddy. La storia è tutta nella prospettiva dei figli maschi che guardano all'assenza di Caddy in maniera diversa, alcuni con conflitto, altri con dispiacere, rammarico, rimpianto. E in particolare ogni monologo, che ha una struttura sostanzialmente di monologo interiore in un certo senso, ogni monologo è strutturato a livello di prosa, a livello letterario, in maniera molto diversa ed ha quindi una voce differente, strutture differenti, e il più complicato tra questi è quello iniziale, il monologo di Benji, che è nella prospettiva di un uomo di 33 anni
che però ha un ritardo mentale. Esatto, e Benji è, diciamo, un personaggio molto particolare, no? Perché è proprio, io ricordo che quando hai presentato questo libro, ci trovavamo all'università, no? E parlavi della tua tesi sperimentale, rimasi affascinata dal fatto che comunque una persona con ritardo mentale stesse raccontando una storia e quindi in un certo senso che ci fosse proprio questa descrizione distorta. Ecco, parliamo un po' di questa distorsione che viene realizzata da questo personaggio. Allora, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e dire come il modernismo abbia poi, in un certo senso, stravolto quella che era la convenzionale struttura dei romanzi, e in particolare ha iniziato a giocare col concetto di narratore, che è una cosa molto importante, secondo me, che era stata tentata nel passato, ma mai con lo stesso coraggio. Perché una persona deve essere soltanto un eroe per raccontare una storia? Perché deve avere delle cognizioni mentali che possano essere accettabili per il lettore. Noi tra persone non ci capiamo spesso, no? Perché però capiamo sempre il narratore di un testo? Questo è strano. E quindi il modernismo, in particolare Faulkner, hanno tentato di mettere in discussione questa cosa. In As I Lay Dying, ad esempio, Faulkner dà la voce a un morto, cioè c'è un morto che letteralmente racconta il proprio funerale. È qualcosa di bellissimo, secondo me. L'urlo e il furore è più complicato, perché che succede quando una persona ha un ritardo mentale? Non ha le nostre stesse capacità cognitive, non ha le stesse capacità di correlazione dei concetti di spazio-tempo, del principio di causa e effetto, no? E quindi questo genera una serie di criticità all'interno della narrazione che è il lettore a dover ricostruire. È un testo, questo a mio parere, che ho anche io qui perché poi l'ho letto giustamente, è un testo molto difficile da comprendere. E tra l'altro, per quello che io lessi all'epoca, quando ho letto questo testo, lo stesso Faulkner voleva pubblicarlo proprio con una scansione per colori, per segnalare quelle che sono le diverse fasi storiche, in un certo senso, che vengono trattate nel testo, giusto? Esatto, perché poi tutto è alla base di quel concetto fondamentale che è la differenza tra fabula e intreccio. E questa magari sarà una cosa che tornerà ricorrente all'interno di questa chiacchierata, sono molto, molto interessato al concetto di tempo. Mi appassiona molto il tempo sia nelle storie che ovviamente nei romanzi, nelle serie TV, in qualunque concetto, anche a livello di vita, no? Il tempo è sempre stata un po' una mia ossessione sin da bambino. Capirlo, comprendere perché per noi è diverso, per altre persone allo stesso modo, no? E quindi qual è la difficoltà dell'urlo e il furore, in particolare del monologo di Benji? Il fatto che l'intreccio temporale non c'è in nessun modo dimostrato, e che ovviamente in qualche modo il narratore doveva però far capire in che modo si potesse districare la matassa, perché non può esistere un testo che non può essere capito. E questo è un concetto su cui noi dobbiamo assolutamente essere ferrei, non possiamo partire da un presupposto diverso. Se esistesse un testo che non può essere capito, allora metteremmo in discussione cosa? La razionalità dell'autore? La nostra? Quella del La narratore? stessa anche del testo, giusto? Certo, ma anche il concetto stesso di comprensione tra gli umani, no? Questo non è possibile. Il tempo può sempre essere ricostruito in qualche modo. Per riuscirci, il narratore inserisce a livello del testo, all'interno del testo, degli indizi, delle ancore. Faccio vedere qui alcune cose che avevo preparato. Questa è sostanzialmente, purtroppo ce l'ho soltanto così, la linea temporale del romanzo, che come si vedrà è un po' intricata. Il mio gioco è stato quello di riuscire a ricostruire quelle che dovevano essere per Faulkner le linee temporali che il testo a colori avrebbe dovuto in qualche modo palesare, no? Luca, volevo chiederti quante diverse scansioni temporali ci sono all'interno di questo romanzo? Devo controllare, ma mi sembra che fossero 34. Alcune 34. persone, sì, alcune persone parlano di 18, ci sono numeri più bassi. Sono stato molto, molto pignolo ed ho considerato tempi differenti, anche situazioni legate ad uno stesso macro insieme di eventi, che però magari si distanziavano di un'ora l'uno dall'altro, no?
cose di questo tipo. Quindi sono stato molto pignolo nel mio scandire il testo, ma questo non vuol dire che ho reso il testo più complicato. Il testo è complicato, io ho cercato solo di renderlo semplice, trovando quei piccoli indizi che secondo me potevano essere utili per un lettore per leggerlo tutto di seguito, no? Per capirlo tutto insieme. Quante letture pensi che siano necessarie per comprendere davvero un testo come questo? Allora, non ti so dire, probabilmente avrò letto il primo monologo 30 volte, davvero, no? Bene, ok. Sì, Quindi lo davvero. suggeriamo per i nostri lettori No, però particolarmente aspetta. pignoli e appassionati. No. Allora, una cosa importante, ne parlava anche Eco, tu sicuramente lo ricorderai, nelle passeggiate nei boschi narrativi. Sì, assolutamente. Una persona può godere la passeggiata in un bosco narrativo, semplicemente andando a passeggio, no? Semplicemente divertendosi a notare quello che vede all'interno di un testo, di una storia. Non c'è niente di male in questo. Un testo non deve essere, per qualsiasi ragione, ad ogni costo, come posso dire, osservato nei minimi dettagli in ogni punto, in ogni momento. Uno può semplicemente divertirsi, no? E deve fare quello che si diverte a fare. Anche fare avanti e dietro tante volte può essere divertente, dipende poi dal lettore. Non dico che bisogna leggerlo 30 volte, basta anche una volta sola se lo si apprezza. Certo, e poi comunque aggiungere chiavi di lettura per capirlo sempre più a fondo e scendere in profondità. Certo, e io al riguardo, però non so se questo poi te l'avevo mandato tempo fa quando tu lo leggesti, avevo creato proprio una mappa che aiutava il lettore a dire in qualunque parte del testo in che linea temporale si trovasse. E quindi dicevo sostanzialmente, osserva se c'è questo oggetto, ti trovi in T33, se c'è quest'altro oggetto, ti trovi in T12 e una serie di cose del genere che, vabbè, sostanzialmente speravo che potessero aiutare il lettore a capire il mistero. Esatto, e ad andare oltre una prima lettura che può essere magari confusionaria anche del testo, Certo. anche se devo dire che anche leggendolo senza riferimenti specifici di carattere temporale si entra molto proprio nel flusso discorsivo dei personaggi, a mio parere. Certo. È comunque un testo molto profondo in un certo senso. È come un orologio, no? Un orologio ti dice che ore sono e lo fa anche se tu non sai in che modo funzionano le lancette, in che modo funzionano gli ingranaggi. È lì, fa il suo lavoro e il lavoro di un testo è quello di divertirci, di farci stare bene, di mostrarci una morale, di farci sentire compresi e non soli, no? Questa è la funzione di un testo spesso. E credo che l'urlo e il furore lo faccia assolutamente bene. Poi se si vuole fare un passo successivo e vedere quelle piccole ruote dentate che fanno girare l'ingranaggio, ben venga, è possibile. Volevo semplicemente dimostrare che non era impossibile. Luca, senti, stiamo parlando di tempo, di orologi e prima mi hai detto che il tempo è importante per te e anche nella tua produzione. Volevo chiederti in che modo il tempo proprio ha condizionato un po' quello che hai scritto fino ad oggi. Sono una persona lenta, credo che questo vada in qualche modo ammesso. Sì, leggo molto lentamente, prendo decisioni nella mia vita molto lentamente. Immagino che ognuno poi abbia la propria concezione di lentezza. Ho iniziato a scrivere molto presto, io ho iniziato a farlo tutti i giorni, sempre. A un certo punto era diventato il mio obiettivo nella vita, ovviamente, ed era diventato anche un modo in cui avevo costruito la mia routine, la mia giornata, la mia aspettativa, no? Nei confronti delle cose. E devo dire che scrivere ogni giorno è stato fondamentale perché mi ha reso molto più attento a cosa significa davvero la scrittura, mi ha fatto apprezzare anche il vivere, no? Perché se non vivi, non scrivi. E quindi in qualche modo mi ha fatto apprezzare anche quei piccoli momenti che fanno parte della vita e che cogliere significa poi esprimere sotto forma di scrittura e di arte. Quanti anni hai cominciato proprio questa esperienza di rielaborazione del vissuto tramite la scrittura? Allora, il primo racconto che ho scritto è stato, credo, a 17 anni, quando mi trovavo
alla mensa Caritas, forse ne avevo 16, forse avevo sì, 16 anni, 15-16 anni, e incontrai questo signore che era rimasto cieco purtroppo dopo un'operazione che era stata eseguita male, quindi un caso di malasanità, un uomo anziano che adesso si ritrovava senza niente e che chiedeva la carità alle persone, che sostanzialmente cercava, credo, persone con cui parlare, no? Cercava persone con cui raccontare, a cui raccontare la sua storia. Ed io mi trovai quel giorno per caso alla mensa Caritas e parlai con quel signore e ricordo che questa cosa fu troppo per me, no? E dovetti in qualche modo esprimerla sotto forma di un racconto che poteva essere più o meno buono. Ma se devo trovare una data d'inizio è stata quella, il momento in cui ho capito che potevo attraverso la scrittura esprimere quel troppo che mi aveva sempre caratterizzato, quel riempirmi eccessivamente, no? Che mi poteva far star male. Quindi non semplicemente una questione di espressione della tua interiorità, ma anche espressione del disagio degli altri, in un certo senso, giusto? Il disagio degli altri poi può entrare a far parte della nostra interiorità, nel momento in cui noi ascoltiamo gli altri, diventiamo possessori della loro verità e del loro disagio e di tutto quello che comprendiamo che loro volevano dirci e darci, in un certo senso, no? Quindi no, non riesco a tracciare una linea di demarcazione. Io sono non solo quello che provo, ma quello che provo anche in relazione agli altri, quello che gli altri provano in relazione a me. Credo che questa ibridazione tra le persone sia importantissima, no? Per generare empatia e per creare una forma di comprensione vera delle cose e delle persone. Ne riparliamo subito, menzionando quella che è stata la tua ultima pubblicazione, ossia i racconti del disagio. Allora, questo testo uscito, nel maggio 2020, giusto? Sì. Quindi in pieno periodo pandemico, in realtà, 34 dattiloscritti in cui si parla di disagio. Proprio la prima domanda che volevo farti era se si trattasse di diverse forme del tuo disagio o di racconti di persone che hai effettivamente avuto modo di ascoltare. In un certo senso ho anticipato la tua domanda. È il mio disagio, ma anche il mio disagio in relazione alle persone, il disagio delle persone in relazione a me o in relazione alla loro solitudine. È un insieme delle cose, non riesco a vederle distinte. Mi dispiace, anzi, mi dispiacerebbe dire che non sento mio il dolore dei migranti che magari si trovano in difficoltà nel momento in cui attraversano il mare. Non lo troverei giusto dire che non è qualcosa che mi caratterizza e che mi tocca, non perché sia particolarmente esposto al problema o perché io lo sia o abbia vissuto quel tipo di disagio, ma perché lo vedo, lo riconosco e lo condanno, no? E quindi deve far parte di me in qualche modo. E questo vale per... No, tranquilla, questo vale anche per ovviamente forme di omofobia, forme di bulimia, forme di contrasto tra amicizie, amanti, amori, vale per tutto. Parliamo quindi di questo testo. Che tipi di disagio sono affrontati? Che dattiloscritti possiamo trovare? Facci una breve sinossi. Sostanzialmente è una raccolta di 34 racconti in cui viene messo al centro questo concetto molto vago e forse inafferrabile, no? Che è il disagio, che è quella sensazione che poi può essere racchiusa semplicemente nella necessità di essere compresi, no? Di non sentirsi soli rispetto alla società, rispetto anche a quello che noi vorremmo fosse la società. Sono tanti, tanti aspetti della vita, ma in qualche modo possono essere riassunti in questa semplice linea comune, cioè il voler essere capiti. Non so se hai con te una copia del testo Sì. lì sulla scrivania. Allora, ho letto, perché io purtroppo non ho una copia personale, però ho letto che il testo è pieno di cancellature e di correzioni. È vero. Allora, parliamo un attimo di queste cancellature, eccole. Perché da una recensione appunto che ho trovato sulla tua piattaforma Amazon, dove pubblichi appunto questi tuoi racconti, e in questo caso questo testo, c'era proprio scritto: le cancellature potrebbero distrarre il lettore. Cosa ne pensi?
Allora, la prendo forse in maniera un po' ampia, senza dilungarmi troppo, però ovviamente. Ieri ho avuto una giornata lavorativa abbastanza complicata, ho dovuto fare un sacco di cose e poi ho incontrato un amico che mi ha detto una cosa, mi ha detto dobbiamo fare questo. E lui non intendeva che dovevamo farlo subito, ma io ero così stanco e così pieno di cose che gli ho detto subito: no, 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 aspetta, aspetta, mi devo un attimo riposare. Lui non intendeva quello, no? Lui intendeva dovremo fare quello, dobbiamo pensare a questa cosa. Però io in quel momento ero così chiuso che non avrei voluto fare altro se non quello che già sapevo che avrei voluto fare, cioè riposarmi. Ok? Che succede quando un lettore si sente distratto? Io non posso distrarre le persone, come non posso obbligarle a essere concentrate. Una persona trova nel testo quello che cercava nel testo e allo stesso modo non credo che le mie correzioni nel testo siano una fonte di distrazione. Possono esserlo per qualcuno che già sarebbe stato incline alla distrazione. C'è Arturo Mariani che ride, ci Che manda. ride, è vero, è vero. L'idea del Credo. legislatore è molto interessante, scrivono. Diciamo che il tentativo era quello di fornire una linea di comprensione in più, no? Volevo riempire il testo di quegli indizi di cui anche, come dicevamo prima, Faulkner era solito riempire i suoi testi e allo stesso modo volevo mostrare dei racconti che non fossero finiti, perché io non posso dire definito il mio disagio, come non posso definirmi finito come scrittore, no? Sono in cambiamento, i miei testi sono in cambiamento, il disagio è in continuo cambiamento. Descrivere il disagio di uno scrittore che cerca di emergere è forse il 35esimo racconto tra i 34 all'interno del libro. Ne parliamo subito. Allora, sei uno scrittore emergente, quindi a contatto con un mercato editoriale di cui non so molto, ma di cui adesso mi direi sicuramente. Volevo chiederti quali sono le difficoltà, appunto, che si incontrano in questo momento e che tipo di rapporto hai con le case editoriali, per esempio. Allora, non è un mondo super mega semplice. Diciamo che in qualche modo ci sono entrato nel 2012 quando ho partecipato a Masterpiece, quindi ho iniziato a combattere per cercare di diventare. Masterpiece, lo ricordiamo, è una trasmissione di Rai 3, giusto? Era un Sì. talent dedicato proprio alla scrittura dei libri. Il primo talent al mondo per scrittori, un'idea molto interessante, però ovviamente c'erano una serie di problemi, no? Legati al fatto che il vincitore aveva una pubblicazione garantita con una certa casa editrice. Non tutte le case editrici erano d'accordo con questa cosa. Ci sono stati una serie di rapporti non proprio limpidi anche nei confronti dei partecipanti da parte delle altre case editrici che non l'hanno vista di Di buon occhio. talent, possiamo dire, anche in quelli più Diciamo, privati. sì, esatto. Diciamo che il mercato editoriale in Italia è lo specchio di quello che è l'Italia e questo può essere una cosa buona o negativa, lo sceglierà chi sentirà queste parole. Io però posso dirmi assolutamente fortunato di aver incontrato Michela Bollutri della Gravaggio Editore, di aver collaborato con Enrico De Luca che hanno creduto in me, mi hanno messo sotto a lavorare, hanno assolutamente lasciato libero sfogo alla mia testa. E quella era la cosa più importante per me. Quindi per ora non sento di lamentarmi, anche se è stata una strada molto più lunga di quanto mi aspettassi, molto più difficile di quanto probabilmente sarebbe stato necessario che fosse, e non sempre limpidissima. Però Il la vita è primo così. testo è stato pubblicato proprio con Caravaggio Editore, giusto? I racconti del disagio. Il mio primo romanzo l'ho autopubblicato in realtà ed è 15 milioni di parole, che era credo un testo che possa essere buono, quantomeno che non è male per l'età in cui l'ho scritto, avevo 22 anni, ed è questa distopia su un mondo in cui le parole hanno un prezzo, cioè le persone in questo mondo per parlare devono pagare, ma questo genera ovviamente un contrasto tra chi è povero e non può permettersi di esprimersi, di parlare, di dire ti amo, e chi invece è troppo ricco e butta le parole, Sì, certo. no? E quindi niente, quel libro purtroppo non sono, con quello non sono purtroppo riuscito ancora a scalfire la corazza editoriale, però
I racconti del disagio stanno andando. È uscito il mio ultimo libro in collaborazione con Enrico De Luca, Dissei, un'altra raccolta di racconti. Sto iniziando a fare il traduttore, sempre grazie alla Caravaggio, e quindi sono molto contento di questo. E per il resto vedremo, vedremo, c'è tempo. Quindi per i progetti futuri, per il momento non hai un libro, diciamo, in cantiere, qualcosa di tuo personale che stai costruendo al momento? No, questo non è. In realtà ho un libro che è anche pronto e è in attesa. Perché, Beh, non poco. diciamo, ecco, quello che non si nota dall'altro lato del libro, quindi dalla prospettiva del lettore, è quanto in realtà il mondo editoriale sia lento. Io i racconti del disagio, diciamo, ce l'avevo pronti a ottobre del 2019. E ci sono voluti parecchi mesi per pubblicarlo. Quest'ultimo libro che ho ce l'ho pronto da novembre e speriamo che entro il 2021 possa essere pubblicato. Quindi i racconti del disagio era già pronto prima della pandemia. Sì. Se adesso avessi la possibilità di riscrivere i racconti del disagio, di che tipo di disagio parleresti? Sarebbe sicuramente molto diverso, immagino. Sì, beh, certo, sicuramente ci sarebbero più racconti che ne parlano. Ho però avuto una piccola fortuna indiretta, no? Diciamo, in qualche modo. Uno dei racconti mi è stato spesso chiesto se parlasse della pandemia. Il racconto di cui parlo è La guerra al vento, che è questa storia su un mondo in cui il vento a un certo punto dichiara guerra all'uomo. Ovviamente è un nemico invisibile che non può essere visto. Ed ovviamente le persone sono costrette a chiudersi in casa per evitare che il vento le uccida. Incredibile. Allora, ovviamente non posso dire che sapessi della pandemia, non ne avevo ovviamente idea. Il testo per me parla di un altro argomento, ma poi non è importante quello, è importante ciò di cui per il lettore il testo rappresenta, ciò per cui. Non lo so, ciò che leggendo riconosciamo nel testo, no? Perché solo questo può rendere un racconto, un libro, un quadro, arte. Il fatto che possa essere interpretato diversamente nei secoli o nei mesi o negli anni. Se posso chiedertelo, nella tua intenzione di autore, cosa rappresentava il vento per te, se non la pandemia? Te lo devo dire davvero? Non lo so, se puoi. No, vabbè, no, lo posso dire. Rappresentava il terrorismo, l'avevo scritto dopo l'attentato a Barcellona del 2016 o del 2017, non ricordo, quello sulla Rambla. E Barcellona è sempre stata una città molto importante per me, in cui per alcuni periodi ho anche vissuto e quindi era una cosa che ho sentito molto e quel giorno scrissi quel racconto pensando come il viaggio, che per me è sempre stata sostanzialmente la massima espressione della scrittura. Io scrivo molto viaggiando e quando si poteva viaggiavo molto per scrivere. E quest'idea che non potessi più viaggiare perché dovevo avere paura di qualcosa che non potevo vedere perché non hai controllo sul terrorismo, mi terrorizzava e mi metteva molto a disagio. E infatti, aspetta, vedo se lo trovo. Qui avevo, tra queste distrazioni che puoi vedere nel libro, c'è questo disegno che è in realtà una specie di rielaborazione dell'opera d'arte di Miró che è sulla Rambla, dove sostanzialmente ci sono stati quegli omicidi, eccetera, eccetera. Quindi il libro comunque è illustrato, giusto? È illustrato da me attraverso piccoli schizzi che ho sparso nel testo, che possono essere indizi o possono essere sfoghi, lo decide il lettore. Infatti, su tutto quello che possiamo leggere su di te, proprio su internet, si parla sempre di te come scrittore e artista. E volevo chiederti in che modo hai tentato di coniugare queste due passioni. Immagino. Ritengo sostanzialmente che la verità, il concetto e la visione che una persona cerca di esprimere attraverso la propria vita e le proprie azioni sia unica. Non c'è differenza tra un'opera scritta e un quadro, una canzone, una danza, no? Tutte cercano di esprimere uno stesso sentimento o stato mentale, la forma è il messaggio. E quindi nel momento in cui noi vestiamo diversamente la nostra idea cambia. E quindi due idee
possono in qualche modo convivere attraverso la coniugazione dell'arte scritta e dell'arte dipinta su un quadro. Semplicemente deve essere l'autore che deve saper riconoscere in che modo trasmetterla nel miglior modo possibile. Pensi che l'illustrazione sia fondamentale per la comprensione di un testo No. nel momento storico attuale? Beh, diciamo che le persone oggi sono molto più sature e quindi tentano di avere interpretazioni più rapide possibile. Un testo è qualcosa che nella nostra mente super mega piena di stimoli, a volte riceve resistenza, mentre un'illustrazione, un quadro è di immediata comprensione spesso, o quantomeno di comprensione più rapida rispetto a un testo che richiede una lettura che può durare minuti. Ore. E quindi sì, in un certo senso siamo più attratti dalle forme di rapido consumo oggi, perché siamo stati riempiti fino all'esplodere, no? Sì, assolutamente, sono d'accordo. Allora, un ultimo testo di cui io volevo parlare, con questo andiamo in chiusura, è Gente di Dublino, di James Joyce. E volevo chiedere se anche qualcuno che magari ci segue in questo momento l'ha già letto. E nell'impostazione, nell'impianto, questo è sicuramente un testo che mi ricorda tantissimo un po' il discorso del disagio che tu esprimi nel tuo testo, perché in un certo senso anche qui si parla di un disagio che viene trovato dalle persone che Joyce ha visto attorno a sé a Dublino e si tenta in un certo senso sempre di scappare da questo disagio. Volevo chiederti se effettivamente questo testo ha in qualche modo influito sul tuo rapporto con il disagio e se Joyce appunto è un autore di riferimento per te. Allora, Joyce, te lo lascio giudicare, non ho l'altra cosa, te lo lascio giudicare da questo, che è una versione di Gente di Dublino, illustrata, molto bella, che viene direttamente dalla Shakespeare and Company di Parigi. Ecco, quindi immagino che ci sia una passione dietro, Sì, ok? esatto, che è la libreria dove Joyce ha pubblicato l'Ulisse e che è stata molto importante per lui. E ho anche, è stato un regalo che mi hanno fatto tempo fa, un segnalibro con il profumo con il profumo dei libri della Shakespeare and Company. Vabbè, una cosa un po' da nerd, Sì, questo molto. vabbè. Sì, Joyce è stato veramente importante per noi perché è un autore che mi ha sempre spinto a provare qualcosa di più, a cercare di non accontentarmi di una prosa che poteva essere lineare, ma di sperimentare in qualche modo, no? Sperimentare il tempo, sperimentare la voce, il narratore, le strutture lessicali nel testo. E Gente di Dublino è stato chiaramente importante per me. Diciamo, non tanto per la questione di tutta la paralisi, i vari disagi delle persone che avrei sentito comunque dentro di me. È stato però molto importante a livello di lingua, perché una cosa bellissima di Gente di Dublino è il modo in cui Joyce in alcuni racconti nasconde degli indizi per la comprensione del racconto, che altrimenti sarebbe praticamente incomprensibile al lettore. Sì, è davvero un testo strutturato su più livelli di lettura, anche questo, un po' come Faulkner, poi, sì. Sì, in particolare il racconto che a me piace tantissimo è Cenere, un racconto molto triste su questa zitella che viene invitata a cena da un amico di famiglia e fanno questo gioco tipico della cultura inglese in cui si raccoglie a occhi bendati degli oggetti, quell'oggetto ti farà vedere quello che succederà l'anno dopo. Ovviamente il lettore questo deve andarlo a cercare, la protagonista pesca della cenere che rappresenta il fatto che sostanzialmente morirà nell'anno che viene. E il racconto, un po' triste, certo, e il racconto si chiude però, e questo è molto bello, si chiude con lei che canta questa canzone e con il suo amico che inizia a piangere. Ok? E il lettore questo non può capirlo e può immaginare che la canzone sia triste per l'uomo. In realtà la cosa bella è che Joyce, questo senza dircelo assolutamente, Joyce nasconde nel testo la elisione, la mancanza, ha cancellato sostanzialmente, dei versi della canzone, che sono i versi per i quali l'uomo piange, e sono dei versi che lei ha cancellato dalla canzone senza rendersene conto, il classico lapsus, perché rappresentavano la sofferenza che lei provava, perché in quei versi veniva detto che un cavaliere sarebbe arrivata
arrivato a sposarla, eccetera, eccetera. Ma questa è una donna zitella che non si sposerà mai, che non ha mai conosciuto l'amore, e quindi la sua mente ha rifiutato quel concetto. E noi questo non potevamo saperlo non conoscendo la canzone. Certo. Però le conseguenze di quell'evento ce le abbiamo davanti e dobbiamo capirle, no? Ed è così, secondo me, che si fa letteratura. Non ero a conoscenza di questo particolare, questo mi hai appena illuminato su uno dei racconti. E quindi grazie, adesso lo andrò sicuramente a rileggere e Ho spero di... trovato il profumo, eccolo. Ah, ecco qua, possiamo sentirlo però. Okay. Immagino sia una cosa molto di nicchia e molto nerd. E io spero davvero che anche le persone che ci hanno ascoltato oggi possano rileggere questi testi. E ricordiamo, abbiamo parlato di Gente di Dublino, dei racconti del disagio, scritto da Luca, che eccolo qua, è disponibile su Amazon, giusto? Possiamo Su trovarlo. Amazon ho sul sito dell'editore che è Caravaggio Editore. Caravaggio Editore e dell'Urlo e il Furore di Faulkner. Allora, io ti ringrazio Luca per essere stato qui con noi per questa mezz'ora e grazie davvero per averci raccontato di te e per averci dato i tuoi suggerimenti di lettura. Io saluto tutti e chiudo la diretta ricordando che potete trovarla sul nostro canale di Instagram TV e sul nostro canale YouTube Jedi Visual. Grazie ancora Luca. Grazie a te e buone letture a tutti. Grazie, buona serata. Ciao.